Parliamo di intelligenza artificiale e di attività motoria. Quali sono le ultime novità in merito? Allora, l'intelligenza artificiale è per noi una sfida molto molto importante. Perché? Perché attraverso l'intelligenza artificiale noi possiamo arrivare a una personalizzazione dell'attività motoria e quindi arrivare anche a uno strumento di prevenzione importante, perché sicuramente si riesce a raggiungere la perfezione per quanto riguarda l'analisi, ad esempio, dei sovraccarichi, quindi andare a gli squilibri muscolari, per cui andare a fare un trattamento personalizzato. In più, l'altra sfida importante e che potrebbe essere utilizzata l'intelligenza artificiale è quella della performance, andare a migliorare la performance dell'utente. Perché? Perché si va ad andare a lavorare sui punti di forza e i punti di debolezza, e non ultimo il discorso della collaborazione, quindi cercare di aumentare la collaborazione e quindi la fidelizzazione dell'utente, cercando di utilizzare dei programmi su misura, utilizzare anche dei video che cercano di motivare. Quindi l'aumento della motivazione è proprio il successo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle attività motorie.